Buongiorno a tutti e bentornati a questa seconda parte del TG Sport di Adio Giardesta e Radio Onestà Radio. Beh, nella seconda parte, come ben sapete, nel TG Sport ci sono notizie, cioè notizie, risultati di tutti i campionati, non di calcio, della partita di Supercoppa di basket, gli europei di pallavolo, i mondiali di rugby, la vittoria della Formula 1 della Ferrari, poi anche la vittoria del tennis della Lev Cup e poi altro ancora. Andiamo a vedere proprio i risultati, prima di tutto, dal venerdì sera. Perché ci sono, come ricordate, le programmazioni di venerdì sera e ce ne sono state molte le partite giocate venerdì sera. Andiamo a vedere quali erano: la vittoria del 3-1 del Cagliari sul Genoa, poi la vittoria della Premier League della Bournemouth sulla Southampton per 1-3, poi il pareggio dell'1-1 tra Frosinone e Venezia della Serie B, poi della Bundesliga per 2-1 tra Schalke 04 e Mainz, e la parete dello 0-0 tra Osasuna e Real Betis della Liga Spagnola. Andiamo invece a vedere le partite del sabato, ahimè devo leggere di questo risultato: Udinese 0-1 contro Brescia e Livorno 2-1 contro Pordenone. Invece la vittoria della derby della Madonnina di Milano è tra Milan e Inter, ha vinto l'Inter per 2-0. Poi anche le notizie, quella sulla Premier League: il squadra del Chelsea ha vinto 2-1 sul Tottenham, la Premier League, Burnley ha vinto 2-0 sul New City, l'Everton ha perso 0-2 contro Shell, Manchester City, ahimè, ha vinto 8-0 su Watford, e il pareggio del 0-0 tra Newcastle e Brighton Albion. Andiamo a vedere la Serie B invece, i risultati di Serie B: Benevento ha vinto 1-0 su Cosenza, poi vittoria del Cremonese per 2-1 sul Crotone, la vittoria dell'Empoli 1-0 sul Cittadella, il Juve Stabia ha perso in casa per Campolesco, la perdita per 1-5 contro l'Ascoli, vittoria del Livorno che si blocca proprio contro Pordenone per 2-1, pareggio invece tra Pescara e Vittorio Entella, la Spezia invece pareggia 2-2 contro la Perugia e anche 2-2 tra Chievo Verona e Pisa. Nella squadra invece, cioè nella partita della Bundesliga, vittoria del Bayern Leverkusen 2-0 sulla Union Berlin, 4-0 del Bayern Monaco sulla Colonia, Friburgo pareggia 1-1, no, ha pareggiato contro gli Asburgo, 2-1 invece per l'Hertha Berlin sul Paderborn, e vittoria invece da Lipsia in trasferta su Werder Bremen per 0-3. Andiamo invece a vedere la partita della Liga, dove la vittoria è stata del Villarreal su la Valladolid per 2-0, 0-0 tra Levante e Ibar, poi anche 0-0 tra Atletico Madrid e Celta Vigo, e la perdita clamorosa del Barcellona sul Granada, che il Granada ha vinto 2-0 sul Barcellona. Andiamo invece a vedere le partite di ieri, dove in Serie A finita il derby Emiliano-Romagnolo tra Sassuolo e Spal, ha avuto la meglio del Sassuolo vincendo 3-0, poi il Bologna ha perso 1-2 contro la Roma, la perdita anche del Lecce sul Napoli 1-4, la Sampdoria che si sblocca e va a vincere contro il Torino per 1-0, l'Atalanta invece che pareggia 2-2 contro la Fiorentina e la vittoria invece della Lazio 2-0 sul Parma. Andiamo a vedere la Premier League: Crystal Palace ha pareggiato 1-1 contro Wolves, West Ham ha vinto 2-0 sul Manchester United, mamma mia, male Manchester United, l'Arsenal invece ha vinto 3-2 sulla Aston Villa e invece male per Chelsea che ha perso 1-2 contro il Liverpool, vittoria invece della Salernitana sul Trapani per 1-0 della Serie B, male per la squadra regionale triestina che ha perso 2-3-2 con Vittorio Verona e si prevede il cambio dell'allenatore della panchetta della triestina.
Invece, altra notizia, qua della Bundesliga, dove le partite sono finite per una vittoria e una pareggio, cioè vittoria del Borussia Mönchengladbach sul Düsseldorf per 2-1, e invece pareggio tra 2-2 tra Francoforte e Borussia Dortmund. Un'altra notizia è quella sulla Liga Spagnola, dove il Getafe ha vinto per 4-2 sulla Mallorca. La perdita dell'Espagnol su 1-3 della Real Sociedad. Valencia invece ha pareggiato 1-1 sul Leganés. Bilbao ha vinto 2-0 sul Deportivo Avalés. Invece Siviglia ha perso contro il Real Madrid per 1-0. Andiamo invece a vedere gli altri risultati di altri tipi di sport, cioè quella sulla vittoria della Formula 1, vittoria di Vettel, secondo arrivato Leclerc, quindi doppietta rossa che ci mancava da molto tempo nel Gran Premio, soprattutto anche nel Gran Premio di Singapore, e terzo invece Verstappen, quindi niente grigio della Mercedes che è arrivata solo quarta e quinta. Invece andiamo a vedere altra notizia, quella sulla Mondiale di rugby nel primo turno, l'Inghilterra ha vinto contro la Tonga per 35-3, l'Irlanda ha vinto invece 27-3 contro la Scozia e l'Italia ha vinto 47-22 contro la Namibia in rimonta. Bella la partita dell'Italia sulla Namibia. Vittoria invece sulle vittorie quelle spagnole. Nella corsa 3 della MotoGP di Gran Premio di Aragon ha vinto Canè, secondo Ogura, il giapponese, e terzo Foggia. Nella Moto2 invece la gara è vinta da Brindle, quindi sudafricano, poi secondo Navarro e terzo Alex Marquez, quarto invece l'italiano. Invece Mar Marquez aveva detto primo, vabbè, lasciamo stare, tanto ormai si sa che è suo, il mondiale. Secondo invece Andrea Dovizioso, che ha fatto una bellissima gara di rimonta, partendo decimo e arrivando secondo, e invece terzo Miller. Andiamo invece a vedere le programmazioni che ci saranno questa sera, come quella della Bundesliga, post partita, cioè posticipo della Wolfsburg contro Hoffenheim alle 20:30. Invece quella della Coppa del Mondo del Rugby già stata giocata. Tra Galles e Georgia ha vinto il Galles per 43-14. Invece pallavolo, gli europei di pallavolo, ieri ha vinto per 3-7-0 l'Italia contro Turchia e quindi si è qualificata per i quarti di finale. Infatti già da questa sera alle ore 20 ci sarà Polonia contro Germania per i quarti di finale di pallavolo europei in Francia. Altre programmazioni sono queste. Andiamo subito a vedere le programmazioni. Per domani, che ci sono gli europei di pallavolo di quarti di finale tra Serbia e Ucraina alle 20:30, poi c'è le partite di Serie B, che sono queste, squadra di Serie A, prima di tutto, c'è l'Hellas Verona contro Udinese alle ore 19, invece alle ore 21 c'è la Brescia contro Juventus. Invece nella Serie B giocheranno tutte le Serie B alle 21, e quindi eccole qua. Ascoli contro la Spezia, Cesarea contro Pescara, Cosenza contro il Livorno, Crotone contro Juve Stabia, Perugia contro Frosinone, Pisa contro Empoli, Pordenone contro Benevento e Birrentella contro Venezia. Ci sarà anche il campionato della Liga, infrasettimanale. Andiamo a vedere, alle 19 ce ne sarà la Valladolid contro Granada alle 19, Real Betis contro Levante alle 20 e alle 21 invece Barcellona contro Villarreal. Ecco qui, questo è tutto, vedremo le partite invece domani per le altre programmazioni che saranno per mercoledì, non solo di Serie A, c'è anche la Serie B, le Serie C di gruppo B e la Lega. Bene, io vi ringrazio e che dirvi buon sport a tutti voi. Da Radio Virginia Destra, Radio Destra Radio, finisce qua la seconda parte. Ci sentiamo domani per le programmazioni e notizie del TG Sport. Che dirvi? Ciao a tutti e da Audiovisione Destra, il nostro radio. Ciao ciao da Marco, è tutto. Mandi mandi!